il Gran Premio d'Europa a Valencia. Normalmente mi ricorda che c'è un bel tempo lì, la gente è rilassata e quindi c'è una buona atmosfera in pista. Valencia, 5,4 km, 57 giri per 308 km, 5 rettifili, 6 curve lente, 2 possibilità di superare, velocità massima 306 all'ora. Eccoci qua nel simulatore Red Bull a Valencia, il circuito cittadino. Andiamo al massimo verso la prima curva, frenando duro per la prima chicane. La frenata finisce e siamo già nella terza curva, riaccelerando al massimo, passando vicino al muro qui. Arriviamo velocemente alla prossima chicane, saliamo un po' sul cordolo qui, scivoliamo dentro la chicane ed è importante fare una buona uscita pulita. Una curva davvero molto stretta sulla destra, qui per entrare sul ponte. Pista molto stretta, bisogna stare attenti a non perdere il dietro della macchina, qui. Curva davvero molto stretta che ci porta sul rettifilo. Passiamo molto vicino all'acqua. Un lunghissimo rettifilo, velocità massima, frenata molto dura in questa curva sulla destra, che è alla fine del rettifilo, e siamo già in questa curva sinistra veloce, seguito da questa destra molto scivolosa in cui è facile prendere il muro all'uscita. Altro rettifilo pieno di punti ciechi e muretti, per cui bisogna stare attenti agli avversari se frenano prima di noi. Frenata davvero durissima, ancora una volta per un tornante stretto. Cerchiamo di posizionare bene la macchina preparandoci per una sezione molto veloce. Guidiamo in modo molto pulito qui perché è la parte più difficile della pista. Un po' di relax prima di arrivare all'ultima curva, che è molto difficile perché bisogna frenare e curvare contemporaneamente. Entriamo in traiettoria e riacceleriamo subito sul rettifilo del traguardo. Abbiamo finito un giro del Gran Premio di Valencia.